tolti dall'economia reale, tolti dai nostri risparmi. Quindi questo 0,5 è ed imporre anche l'effettività del secondo vincolo del protocollo 12, il famoso rapporto complessivo debito-PIL al 60%. Con il Trattato Fiscal Compact si impone che l'Italia riduca nei prossimi 20 anni di un ventesimo all'anno il suo debito in eccesso rispetto al 60% per rientrare all'interno dei parametri. E vi dicono sempre che l'Italia lo può fare perché ha alti risparmi. E certo, perché il debito appunto è la sommatoria dei risparmi annui dello Stato. Questo era. Quindi è ovvio che noi per rientrare di questi parametri dovremmo essere espropriati sostanzialmente di ogni bene, peraltro a prezzi pure stracciati, perché poi quando arriva questo discorso perdiamo tutto. Infatti hanno pronto il prelievo forzoso che nessuno... Tutte le varie simpatiche cose che vediamo. Monti le chiamava in un modo questi meccanismi, Monti li chiamava meccanismi di enforcement. Infatti in quel famoso discorso che vi citavo prima lui andava avanti dicendo che occorrono meccanismi di enforcement affinché noi siamo obbligati a fare questo tipo di attuazione, di questo tipo di norme. E quindi si sono codificati in Europa tutto un insieme di regole e di tecnicismi che sono perfetti per creare questo stato di panico in cui viviamo, dove, come diceva Keynes in Autarchia Economica, ci stiamo perdendo tutti noi, anche perché i media ce lo fanno credere, in ragionamenti economici così complessi che abbiamo perso le cose semplici. E le cose semplici sono che obiettivamente la moneta qualcuno ce la deve mettere e non ha senso che la moneta non appartenga alle democrazie. Questo è un dato assolutamente non discutibile. Peraltro l'articolo 47 della nostra carta, oltre a tutelare il risparmio, prevedeva anche che la Repubblica dovesse coordinare e controllare il credito. Se la Banca Centrale Europea è indipendente, cosa coordiniamo e controlliamo noi? È ovvio che c'è un'incostituzionalità evidente. Ora, adesso il problema cosa è diventato? È diventato che tutto questo tipo di situazione ha generato una progressiva disattivazione della nostra democrazia e ha privato la Repubblica di quei meccanismi di difesa che i costituenti avevano concepito, tra cui la stessa definitività della forma repubblicana. Oggi queste norme hanno consentito poi il passaggio di determinate leggi che sono state decisive, tra cui il Porcellum, oggi la nuova riforma, per sovvertire gli equilibri istituzionali e per disapplicare la Costituzione, che è veramente, come diceva J.P. Morgan, il grosso ostacolo perché il disegno dei mercati possa effettivamente compiersi. Io ora non mi dilungo oltre, perché sennò andiamo troppo avanti, spero di avervi già spiegato i punti principali, poi se qualcuno vorrà fare qualche domanda approfondiremo dopo che i colleghi continuano su questo discorso. Vi ringrazio. Grazie. Ubi Maior. Come io e Besosti parleremo di riforma costituzionale, passo la parola a lui anche perché aveva esigenze di orario. Ci sono problemi molto complessi, l'avete visto già da questa relazione introduttiva, che richiederebbe una ulteriore riflessione. Io vorrei però fare un ragionamento molto semplice, perché si è smentito con queste cose dette un ragionamento che era diffuso. Quando si parlava dei pericoli della democrazia, di leggi elettorali, quante volte abbiamo sentito anche a sinistra i problemi sono altri, la gente non arriva alla fine del mese, questa è la situazione economica, è più importante delle leggi elettorali. Ecco, così ci siamo preparati la strada per essere nella situazione in cui non abbiamo i diritti economici e stiamo perdendo anche i diritti democratici. Un ragionamento è semplice: se il popolo non può scegliere i suoi rappresentanti, per quale ragione quelli che vengono eletti in maniera non democratica dovrebbero avere come prima preoccupazione quello di far arrivare le famiglie alla fine del mese o di garantire alle famiglie che hanno i disabili l'assistenza e i diritti che loro hanno? Questa è una delle questioni che dobbiamo fare su questo punto autocritica, perché abbiamo dato così anche poi l'antipolitica che è venuta fuori, cioè bene o male abbiamo utilizzato una serie di strumenti, storture che ci sono nella cosiddetta casta, per mettere in discussione la democrazia nel suo complesso. Già un primo modo con cui ci siamo arretrati è quello che anche noi spesso parliamo contro le riforme. Scusate, la riforma una volta
nel vocabolario, diceva modificare qualcosa per migliorarla. Se una cosa la peggiora, perché la chiamiamo riforma? Per metterci subito nell'idea di dire quelli sono contro le riforme, e se uno è contro le riforme non è dalla parte giusta. Ecco, pensate agli insegnanti che si devono opporre alla buona scuola. Ma se la scuola è buona, se tu ti opponi vuoi una scuola cattiva. Perciò da questo punto di vista cominciamo, perché la proprietà del linguaggio è importante. Se avete letto 1984, lo strumento di dominio era la neolingua, cioè era il potere che diceva, dava le definizioni che magari significavano il contrario di quello che era il senso normale, ma in questo modo nominava. E cominciamo da qui con la parola riforma, una parola che è una parola rispettabile, rispettabilissima. Ci mancano piuttosto le riforme. Già si è detto che c'è la combinazione della legge elettorale e della revisione costituzionale. Io ho proposto, qualcuno la segue come deforma costituzionale, chiamatela controriforma, chiamatela come volete, basta che non la chiamate riforma della Costituzione. Ma certe cose nascono dall'aver subito proprio così una forma.